Buongiorno a tutti, benvenuti. Oggi è mercoledì 9 maggio, sono le 12.35 minuti in questo istante. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Eccoci qui in diretta anche oggi, prima nuova puntata. Anche oggi parleremo di Milano, dei suoi protagonisti, di quello che succede in città. Lo sapete, abbiamo sempre una grande attenzione soprattutto per quelle realtà che fanno di Milano un po' anche un'eccellenza dal punto di vista delle associazioni, le fondazioni, insomma, quella famoso terzo settore che tanto si ha da fare e senza il quale insomma questa città forse non sarebbe la grande città che è. Oggi lo facciamo conoscendo una fondazione molto interessante che svolge un lavoro molto molto importante, ma che lo chiederemo al nostro ospite. Ci faremo spiegare meglio che cosa fa e tutti i vari servizi e proposte che porta questa fondazione. Parliamo di Fondazione Progetto Itaca e lo facciamo insieme al nostro ospite che è Valerio Ronconi. Buongiorno Valerio. Buongiorno, grazie di avermi invitato e buongiorno a tutti. Buongiorno a te Valerio. Allora, Valerio, tu sei un formatore di... Sì, io sono un formatore di Progetto Itaca. Detta così, partiamo dall'inizio, nel senso, Progetto Itaca è un'associazione di persone a 18 anni tra l'altro, che hanno persone in famiglia o vicine a loro che hanno problemi, che hanno delle fragilità mentali, okay. O meglio, più precisamente, che hanno delle malattie mentali. Queste persone si sono aggregate perché non hanno trovato risposte nelle strutture e nella società, nel mondo della salute pubblica e anche privata. Lo hanno fatto andando a trovare delle eccellenze in giro per il mondo e riportandole in Italia perché tutti ne potessimo beneficiare. Quando appunto dici, io voglio capire, nel momento in cui interviene Progetto Itaca, cioè qual è quel momento in cui può intervenire Progetto Itaca e su che tipi di malattie mentali stiamo parlando? Perfetto. Quindi il nostro intervento riguarda la schizofrenia, per cui persone malate di schizofrenia, di disturbo bipolare, di depressione, di disturbi di personalità e tutti quei piccoli, diciamo piccoli, quelle altre malattie del tipo attacchi di panico e via discorrendo. Non trattiamo solo queste perché la procedura che eroghiamo alle persone che si rivolgono a noi ha precisi standard ed è testata per arrivare a dei risultati su questo tipo di malattie. Mi dicevi appunto, voi intervenite nel momento in cui, a volte già nel pronto soccorso, mi dicevi, già lì sì, date un intervento, diciamo, giusto? Facciamo un quadro generale. Il medico, lo psichiatra, lo psicologo, l'educatore che sono nella struttura sanitaria nazionale intervengono sul momento di acuzie, ovvero quando abbiamo la persona che non controlla più le proprie reazioni e i propri comportamenti. Una persona che, una volta che questa persona è stabilizzata, uh-huh, viene dimessa e lasciata in famiglia. La famiglia, chiaro, deve avere gli strumenti per poter diciamo così, gestire questa realtà che si trova in casa. E noi interveniamo nel senso di dare gli strumenti per riequilibrare una situazione che ha avuto questo grosso evento. Prima dicevamo un po' una gestione ordinaria, quella che poi avviene, sì, tutti i giorni, perché sì, esatto, insomma appunto la malattia può avere dei momenti di acuzia. Che appunto poi si interviene con il sistema sanitario, gli, certo, ospedali e tutto. Passato quel momento, però poi insomma il malato viene rispedito a casa, detto proprio in maniera brutale. Esatto. E lì è tutto in carico alla famiglia. Esatto. Quando apro i miei corsi di famiglia a famiglia, che è un po' il baricentro della nostra attività, dico sempre che noi rappresentiamo il 50% della medicina che serve al malato, perché il malato, una volta che entra nell'ospedale, riceve le cure, arriva a un certo grado di stabilizzazione. Non basta la cura chimica, è necessario che attraverso le persone che sono intorno al malato, il malato stesso ritrovi un suo equilibrio, che vuol dire essere, intanto accettarsi per quello che gli è capitato e soprattutto andare a cercarsi le risorse che gli sono necessarie per continuare ad avere una buona vita. Ecco, la malattia mentale
è una malattia a tutti gli effetti, proprio appunto chiamarla malattia nel senso, della parola, nel senso che è un problema anche proprio fisico del nostro corpo? Assolutamente. Noi consideriamo il cervello come una cosa a sé stante, siccome siamo noi come persone siamo nel cervello e non ci rendiamo conto che quando questo si ammala non c'è più il noi, o il noi è l'io, è compromesso. A questo punto cioè, abbiamo dei sintomi che compromettono il comportamento della persona e la mettono al margine del sociale. Riuscire a recuperarlo attraverso le medicine e attraverso le persone che, capendo cosa fare, gli danno i supporti giusti, è un po' il nostro lavoro, è istruire le persone perché diventino l'altra metà della medicina attraverso la comprensione di cosa vive il malato, attraverso strumenti che sono quelli di accettare la vita che non è quella che avevamo in mente per la persona che abbiamo di fronte, ma che è comunque una sua vita, va rispettata e va favorita in tutti i modi affinché possa fare la sua strada. Come tu dicevi, Fondazione Idaca sì, va bene, sì, cioè diciamo, voi avete dei contatti con appunto i malati, ma soprattutto anche con le famiglie, con i parenti dei malati. Certo. E avete questo bellissimo servizio, progetto che si chiama Famiglia Famiglia. Esatto, che è appunto quello di cui stavamo parlando, che ha il compito, tra l'altro, ha il compito di dare informazioni e modalità operative, ovvero poniamo la persona che viene ai nostri corsi in grado di conoscere intanto cos'è la malattia mentale, quali sono le varie malattie mentali e che caratteristiche hanno, e quindi ognuno può riconoscersi in quello che è il suo problema che gestisce a casa. Dopodiché parliamo di farmaci. Come vengono usati, che effetti hanno, come, non tanto dal punto di vista di gestire il farmaco, ma di sapere che quello che ordina lo psichiatra al nostro caro ha un senso e deve essere rispettato, anzi deve essere protetto nella sua diciamo così, acquisizione giornaliera. Dopodiché abbiamo l'aspetto, quello che dicevo prima, di conoscere come funziona il cervello, come si comporta, che danni provocano queste malattie, cioè, o meglio, quali danni subisce il cervello che provocano la malattia. Perché appunto hai parlato spesso di cervello, stai parlando, proprio come fosse un braccio rotto in un certo senso, tu stai parlando proprio come una malattia fisica, tutti gli effetti, cioè tu dici succede qualcosa nel cervello di fisico, un danno fisico, e di conseguenza arriva poi la malattia mentale. Alcuni comportamenti si compromettono e quindi la persona non ha più i comportamenti di prima e viene dichiarata malata. Okay. Anche solo il relazionarsi con la persona, il comprendere quello che l'altro dice e tradurlo nei termini che ci sono noti, il malato non lo fa e quindi si comporta in un modo diverso. Capire che quel comportamento non è una maleducazione, ma è dovuto alla malattia, ovvero di una parte del cervello che si è compromessa, fa sì che la persona che istruiamo nei nostri corsi abbia un approccio diverso alla persona malata e la possa aiutare meglio e non subirla come un danno. Ecco. Tanti sono poi i servizi che fa Progetto Itaca, vedo che lì hai portato qualcuno dei progetti che fate. Questo è Famiglia Famiglia ed è uno. Poi abbiamo la linea d'ascolto. Chiunque volesse avere un conforto da noi, abbiamo una linea attiva dalle 9 alle 24, alle 22 se non sbaglio, tutti i giorni, dove ci sono dei volontari che sono... Numero verde, sì. Okay, vediamolo. Un numero verde. Che è l'800-274-274, se non so come si chiama. Abbiamo la grafica sotto pressione. Adesso Dagmar arriva con la grafica, con la linea. Qui c'è sempre la possibilità di avere conforto di qualcuno che è istruito e addestrato per gestire i momenti di panico, di crisi. Questo è praticamente è uno dei nostri capisaldi. Abbiamo poi i gruppi di autoaiuto, persone che hanno il problema in casa e devono confrontarsi con altre persone che hanno lo stesso problema per riuscire a confrontarsi e capire che si può migliorare vedendo gli altri che hanno trovato soluzioni. Poi abbiamo lo stesso corso dedicato ai familiari, il corso Pari a Pari, che è indirizzato a chi ha il problema. Per cui persone stabilizzate
che vogliono confrontarsi con altre persone che hanno il loro stesso problema, è un appoggio e un supporto che offriamo. Sentirsi magari un po' meno soli, un po' meno uscire di casa, diversi dagli altri, anche, uscire di casa, immagino. Capire che si può fare la propria vita, si può vivere. Ecco, perché qual è l'obiettivo principale per voi, soprattutto quando appunto andate a lavorare sul malato? Sul malato è di recuperare quello che c'è del malato. Okay. Perché non potrà mai essere il 100% che era prima, perché abbiamo detto il cervello si è perso un pezzo, è inutile che ci giriamo intorno. Infatti le malattie mentali possono essere naturali, perché uno è predisposto, oppure possono essere anche provocate da incidenti. Uno prende la botta in testa nella parte che è dedicata al frontale, per esempio, e può andare perfettamente in depressione. Ma per una botta in testa, che prima il cervello funzionava perfettamente, dopo non funziona più perché ha preso un colpo in testa. Ma sto banalizzando. Sì, sì, no, però insomma fa capire anche la complessità, esatto, del tema, immagino. Il nostro obiettivo è proprio quello che hai detto tu. Quando noi incontriamo una persona con una gamba rotta, sappiamo perfettamente cosa dirgli. Gli diciamo: hai la gamba rotta, vai dal pronto soccorso, ti metterà nel gesso, farai 60 giorni di gesso, poi avrai la riabilitazione e tornerai come prima. Non c'è nessuno di noi in giro che, vedendo una persona che si comporta stranamente, sappia che cosa dirgli. Devi andare dallo psichiatra, devi prendere i farmaci, devi farti seguire, devi avere i familiari che capiscono quello che ti sta succedendo per supportarti, e soprattutto persone vicine a te, i tuoi amici. Perché li perdi quando hai problemi di questo genere? Perché non sanno quello che ti sta succedendo, non ti sanno mandare dall'ortopedico. Che okay. Nel nostro caso è lo psichiatra, lo psicologo, e tanto per dare un numero, l'11% della spesa per la sanità è dedicata alla malattia mentale, 11%. Okay. Per l'oncologia è il 5%. In più l'11% è carente di un 20%, perché dovrebbe essere ancora di più. Perché se facciamo il numero delle persone che intervengono, è enorme, è una spesa enorme quella per curare le malattie mentali, e sono tanti quelli che sono coinvolti. Anche perché penso che appunto poi ogni malattia sia differente dall'altra, ogni caso è molto singolare spesso. Diciamo comunque che le linee guida per affrontare la persona che ha quelle malattie mentali sono uguali per tutti. Si dovrà modulare l'intensità con cui si gestirà la cosa, ma quello che c'è da fare è quello. Ecco. Anche perché appunto dicevamo prima, sappiamo ancora poco del nostro cervello, tra parentesi, nulla. Addirittura la ricerca sul DNA, di cui si parla sempre molto spesso, siamo riusciti a trovare il DNA, riusciamo ad anticipare le malattie, vi discorrendo. Passi il numero, che può essere sbagliato, però con quello che hanno fatto di ricerca sul DNA hanno scoperto soltanto la metà dei problemi che possono legati alla sfera cerebrale. Poi l'altra metà è della sfera cerebrale, ancora non ci sono entrati. Quindi è un mondo. 3 anni fa Obama aveva istituito l'anno per la malattia mentale e dedicato un importo, mi sembra 2 miliardi, per la ricerca solo sul cervello. Non so a che punto sia, ma per dire come ancora siamo all'inizio, non c'è. E il nostro obiettivo è quello che sia i familiari si sentano normali, non siamo dei, come si può dire, delle persone poco accorto, poco adatte a quello che stiamo facendo. Immagino, appunto, dice anche questo, spesso poi la famiglia si risente, esatto, colpevole della malattia del parente. Assolutamente, è una malattia come tutte le altre, ci sono gli strumenti per poterla gestire, affrontare e gestire, e possiamo diventare come famiglie delle risorse per il familiare malato e per il servizio sanitario. Noi collaboriamo con gli ospedali, sono loro che ci chiamano. Ieri ero al CPS di Settembrini a presentare i nostri prodotti, i servizi. I nostri servizi a persone che sono curate dal CPS, ci coinvolgono nella cura, perché alla fine bisogna creare una rete, non serve il medico, serve una serie di persone. Cipri, appunto, sono tante le malattie mentali, tantissime. Per fortuna le linee guida cominciano a, diciamo, classificarle, quindi si comincia a sapere come intervenire in vari casi. Un'altra cosa, un po' generalizzando, è l'età media dei malati si sta abbassando. Assolutamente. Diciamo che la malattia mentale insorge perché il cervello è predisposto. Ed è una malattia. Questa è anche un'altra notizia, mi stai dicendo, per parlare che c'è chi di noi molto probabilmente mai avrà problemi del genere, e chi in un certo senso è destinato
Se avrà un fattore scatenante. Esatto, hai detto bene. L'importante è che ci sia un fattore scatenante, perché in alcuni casi, in altri è proprio palese, perché se il difetto nel cervello c'è. L'età, stavamo dicendo, la malattia mentale è una malattia che insorge tardi, per cui insorge intorno ai 18-19 anni, soprattutto nelle malattie più importanti. Perché? Perché il cervello prima di allora non è formato completamente, e se ha un difetto all'interno lo esprime quando è completamente formato, e questa formazione sappiamo tutti che va avanti, avviene dai intorno ai 20 anni. Il fatto che oggi ci siano degli anticipi dovuti sostanzialmente a fattori legati a stress piuttosto che a droga, fa sì che nei pronti soccorsi degli ospedali psichiatrici ci sia un abbassamento, abbiamo ricoveri da 16-15 anni, ma soprattutto sono quelli che prendono droghe. Ecco, spiegami un po' cosa passa sulle droghe, perché è abbastanza interessante, nel senso che io mi immaginavo, mi ammazzo di droghe nella mia vita, poi arrivo a 40 anni flesciato, distrutto, oppure smetto un po' prima e arrivo sano e salvo. Cioè, è sempre più difficile arrivare così, perché sono... No, ma è sempre stato così. Cioè, potenti ormai queste droghe. Le droghe sono aumentate per intensità di effetto, per cui dove c'è un cervello che è fragile, che è predisposto ad ammalarsi, la droga accelera questo procedimento. Prima, o non prendendo droghe, può anche essere che questa fragilità rimanga sotto traccia per la vita. Per cui è una persona che si comporterà come tutte le altre, ma semplicemente non avrà l'effetto scatenante, un caso o un fatto scatenante che gli provoca di lacerazione. Ma questo ci spiega appunto perché alcune rockstar famosissime riescono ad arrivare sane e salve a 70 anni, magari, ed altre invece no. Certo. Ecco, quindi c'è appunto questa predisposizione, tutto. Tornando invece proprio a quello che fate sul territorio, Sì. Dicevi su Milano siete tantissimi soci, oltretutto siamo 150 soci, 150 operativi. Soci operativi su Milano. State organizzando anche degli eventi, so che il 22 maggio c'è un evento tutti matti per il riso, si vede, lo faccio vedere, è un nostro mezzo di finanziamento, siamo presenti in 11 città con dei banchetti in varie zone e vendiamo del riso che chiaramente non ha un prezzo di mercato, perché l'obiettivo è quello di finanziarci, quindi avrà un costo non da supermercato. È un'occasione per vedere le persone che hanno questo tipo di problematica direttamente o, come dicevo prima, attraverso familiari che hanno, a dire che cos'è la malattia mentale in piazza, a San Babila piuttosto che, a dire che cos'è, quali esperienze hanno avuto finora, come hanno affrontato il loro problema, perché ci mettiamo in piazza, voglio dire, a confrontarci e a chiedere aiuto attraverso questa manifestazione, che è la terza che facciamo. Sì. E sarà il 22 ottobre, per cui tutti matti per il riso tutti matti per il riso, quello 22 maggio. Tutti matti per il riso in giro per Milano e Roma, Napoli, Palermo, Torino, Padova, siamo presenti con le nostre filiali. Interessante, dicevi, anche un modo per confrontarsi e conoscere chi ha usufruito proprio del progetto Itica, quindi vedere quelli che si sono appunto magari stabilizzati, che stanno meglio grazie appunto al progetto Itica, tra a dire insomma quanto è passato, quanto strada si è fatta. Quest'anno c'è la ricorrenza del 40° anniversario della legge Basaglia. Ecco, stavo dicendo, da Basaglia in poi quanto è cambiato. Prima li si teneva legati a un letto e altre cose. Li si nascondeva. Esatto. Ora diciamo, anzi, ben fieri di portarli in piazza. È comunque una risorsa la persona che si riabilita, si stabilizza
stabilizza e si rende e vuole essere al pari degli altri con le proprie potenzialità e con i propri problemi, chiaramente, ma come abbiamo tutti. Ma vabbè, sai, chissà fa 40 anni cosa, ma io spero, dove saremo io lo spero, a questo punto. Prevenendo, perché per esempio siamo anche nelle scuole per far capire cos'è la malattia mentale e aiutare la prevenzione. Un comportamento non in linea non è sempre maleducazione, può essere il segnale di una fragilità che, se presa in tempo, risolve una vita. Anche mi dicevi, a differenza di altre malattie dove magari si va a vedere la causa, esatto, questa è una di quelle dove è quasi impossibile riuscire a risalire, almeno al momento, alle cause che portano, giusto? Diciamo che detta così è un po' forte, però è colto nel segno, nel senso che la cura della malattia mentale oggi, la malattia mentale viene curata curando i sintomi che evidenzia, e quindi riportando i sintomi a un'accettabilità per sé e per tutti. Prima infatti, ti facevo l'esempio del cardiologo, dicevano: se io ho una disfunzione cardiaca, magari mi danno la cardioaspirina, vediamo finché può funzionare, dopodiché, mal che vada, mi fanno un trapianto di cuore. Il trapianto di cervello non si può fare, esatto. Quindi possiamo solo cercare di prevenirne la salute. E curare i sintomi con i farmaci, per cui ecco la necessità di andare dallo psichiatra, essere seguito dal punto di vista medico. Lo psichiatra è un medico che cura la testa, la mente, e poi utilizzare le medicine, utilizzare i supporti che sono lo psicologo, lo psicoterapeuta, e poi tutte le persone che, attivate in conoscenza, possono dare un supporto capendo, tollerando, aiutando le persone che sono in questa situazione. Siamo quasi in chiusura, ti chiedo, sì, le istituzioni, sì, e poi invece noi normali cittadini, cosa possiamo fare per aiutare Progetto Itaca, e cosa Progetto Itaca avrebbe bisogno in più, appunto? Ma quello che si può dire è, se qualcuno ha un problema di malattia mentale, noi siamo un fronte aperto, nel senso, accogliamo persone che abbiano il problema da affrontare. Personalmente, quindi, chiamateci, numero verde, venite in associazione, partecipate alla nostra vita, perché partecipare alla nostra vita vi darà modo di vivere meglio la vostra, sia vostra come familiari, sia vostra come persone coinvolte direttamente. Cosa abbiamo bisogno? Noi tutti i giorni chiediamo alle istituzioni di poter essere utilizzati, e siamo in tutti, dove possiamo entriamo negli ospedali, diciamo, apriamo contatti con il fronte medico e ci mettiamo a disposizione del fronte medico affinché ci trasferiscano ciò che loro non possono fare in ospedale, perché non hanno le risorse. Seguire la famiglia, seguire il malato dopo risolta l'acuzia, è un qualcosa che l'ospedale e il servizio sanitario non fa, ma perché non può, non è che non vuole. E quindi noi ci rendiamo disponibili, quindi anche i medici, contattateci, utilizzateci per quello che possiamo dare, perché abbiamo una serie di molte munizioni da sparare, e quindi siamo qui. So che siete anche in campagna di 5 per 1000, giusto? 5 per 1000, sì. Allora, vediamo il codice fiscale, in modo da poter, insomma, anche noi del nostro piccolo poter aiutare Progetto Itaca. Ricordiamo poi che il 22 maggio siete nelle piazze con il riso che possa supportare appunto la vostra causa. C'è anche una ricetta di Filippo, sì, sì, Lamantia, sì, allegata per fare un buon risotto, quindi insomma c'è tutto un servizio completo appunto, esatto. 18 figli. Anni direi 18 che insomma testimoniano la grandezza e la serietà con cui fate il vostro lavoro. Io davvero, Valerio, ti ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi. È stato un piacere. Sotto la diretta troverete il numero verde a cui poter chiamare appunto nel caso di emergenze, o nel caso anche semplicemente credo di formazioni, tutto, nel senso, anche tutto. Mi viene a dire, curiosità. Nel momento in cui avete un dubbio, una chiamata in più, è anche gratuito, fatela. Assolutamente. Che magari può cambiare davvero tutto quello che avete davanti, può cambiare semplicemente con una telefonata.
Troverete anche tutti i vari link al sito, a quello che fa Progetto Iter, così almeno per qualsiasi dubbio potete contattarli. Valerio, grazie mille davvero, grazie, buona giornata ancora. Ci vediamo al 22 in piazza. Va bene, grazie. Grazie mille anche a tutti voi che ci avete seguito. L'informazione, ciao, come sempre, con Milano News, ritorna questa sera alle ore 18 con l'edizione della sera del telegiornale di Milano All News. Grazie mille, arrivederci e a presto.